Brescia romana ebbe un acquedotto che raccoglieva l'acqua dalla sorgente dell'Acqua Salsa, in Val Gobbia, presso Lumezzane, e la conduceva fino al colle Cigneo che sovrasta la città. Presso Villa Carcina esisteva un ramo laterale che partiva dalle sorgenti di Siviano, fra gli abitati di Villa e Cogozzo. I resti di alcuni tratti dell'antico acquedotto sono stati ritrovati solo da pochi decenni e molto poco si conosce del percorso cittadino. Eppure qualche traccia si può forse riconoscere nelle antiche stampe che raffigurano Brescia. Nel 1849 Alfreges Don realizzò una stupefacente veduta aerea di Brescia, presa al di sopra di Porta San Nazaro. Erano gli anni immediatamente successivi all'invenzione della fotografia e il realismo dell'immagine lascia presumere l'esecuzione di una ripresa da mongolfiera come studio preliminare. Gesdon si servì di un pallone aerostatico e della collaborazione del fotografo daguerrotipista Charles Clifford per realizzare le vedute della città spagnola nel 1850. In ogni caso ci resta oggi un concreto ed impressionante documento in grado di descrivere, quasi come in una fotografia, la città di Brescia a metà Ottocento. Un forte ingrandimento permette di riconoscere una serie di arcate appena sotto al monastero di San Pietro in Oliveto. Nel libro dal titolo Memorie storico-critiche intorno all'antico stato dei Cenomani e dai loro confini, pubblicato nel 1750, sono raccolte 12 tavole che raffigurano vari scorci della città, tra questi la veduta del Mercato Nuovo, l'attuale Piazza Tebaldo Brusato. Anche questa veduta, ricavata probabilmente da un rilievo eseguito con l'aiuto di una camera oscura, permette di osservare le arcate sullo sfondo, poco sopra l'Istituto Artigianelli. Questa struttura è ancora presente, anche se il numero degli archi interamente visibili è ora ridotto a 4. Praticamente si tratta della muraglia che delimita a nord l'area dell'Istituto Artigianelli. Verosimilmente non si tratta esattamente dei resti dell'acquedotto, ma più facilmente di una struttura che ne è l'esito evolutivo e che ingloba la costruzione originaria con le modifiche che si stratificarono attraverso i secoli. Il lato a nord dà sulla strada che sale al castello. La muraglia appare priva di qualsiasi scopo difensivo, in quanto è interna alla cerchia muraria, traccia della quale ne è solo un breve tratto sull'angolo. L'altezza della costruzione è impressionante e corrisponde a 3 piani di un'abitazione. L'elevazione effettiva doveva essere ancora maggiore, a giudicare dai resti di un arco di passaggio, forse di epoca medievale. Non si può comprendere la funzione di un manufatto di queste dimensioni e con queste caratteristiche se non ipotizzando che esso inglobi l'antico acquedotto romano. Caratteristica esclusiva del fabbricato è che la sommità non segue la pendenza del colle, ma è sostanzialmente orizzontale. Va considerato che gli acquedotti romani presentavano un dislivello di circa 1 metro sulla distanza di 1 chilometro. L'acquedotto venne probabilmente tagliato e parzialmente abbattuto in seguito alle invasioni, assedi e guerre che si susseguirono con la caduta dell'Impero Romano. Un nuovo acquedotto venne realizzato in epoca alto medievale, facendo fluire l'acqua dal lato nord della cerchia muraria. Per cercare di identificare con maggiore precisione la posizione dell'antico acquedotto romano, ci si può riferire alla più antica mappa della città romana, contenuta in un libro di storia d'arte bresciana, Monumenta Brixiana Seu Civitatis Brixia Antiquitates di Ottavio Rossi, pubblicato nel 1722. A lungo questa mappa fu considerata un'ipotesi puramente fantastica, ma i ritrovamenti archeologici e gli scavi hanno progressivamente confermato la sua validità, permettendo di verificare il corretto posizionamento dei vari monumenti ed edifici romani. Con gli opportuni ridimensionamenti ed angolando la visione aerea satellitare, è possibile sovrapporre la mappa disegnata all'inizio del Settecento alla veduta della città come si presenta ora. La corrispondenza con l'antico tracciato del Garza e con i resti che costituiscono il patrimonio archeologico conosciuto della città è impressionante. Tempio Capitolino, Teatro Romano e Basilica risultano esattamente in posizione. Anche l'allineamento dell'acquedotto romano con il muro ed arcate degli Artigianelli è perfetto. L'acquedotto bresciano ha un'altra caratteristica peculiare, è bifido, cioè si biforca per alimentare quello che probabilmente era un serbatoio idrico destinato a servire le ville ai piedi del colle d'Ignus, l'attuale Maddalena, più a ovest, lungo il tracciato che conduceva verso il lago di Garda e Verona. Probabilmente l'acquedotto terminava al ramo sul colle Cidneo in corrispondenza di una grande cisterna di distribuzione appena sopra il teatro romano.
non si può escludere che una caduta d'acqua potesse impreziosire e rinfrescare l'ambiente del sottostante teatro antico. Interessante è verificare se qualche indizio della presenza dell'acquedotto sia rimasto sul lato opposto rispetto al taglio della Pusterla, che venne realizzato per staccare il castello dai Ronchi per finalità difensive. Ad un'altezza compatibile con la minima pendenza che l'acquedotto doveva presentare, sul versante dei Ronchi ed esattamente allineato con il muro d'archi che abbiamo considerato, si trova un altro muraglione architettonicamente compatibile con la realizzazione di una grande cisterna idrica, abbellito dalla statua di un fauno, ora molto degradata. Il personaggio mitologico è raffigurato seduto, con la mano poggiata sopra una botte, o una tubazione, da cui sgorga uno zampillo. Ai nostri giorni la piccola fontana risulta alimentata in modo discontinuo, ma questa antichissima ed enigmatica figura agreste risulta muto testimone di un passato ormai dimenticato, a suggerirci che forse lì sorgeva una delle più prestigiose costruzioni che rendevano grande e ricca la città di Brescia.